Rieccoci dal Viviani di Potenza per il post gara. Siamo già in compagnia di Claudio Mikoski, che è appena finito di lavorare agli ordini dei preparatori atletici. Allora, primo gol con la maglia dell'Avellino, abbiamo portato fortuna a Contatto Sport, però la cosa più importante immagino che sia la vittoria oggi su un campo difficile contro il Potenza che aveva cambiato allenatore. Sì, buonasera anzitutto. È stata una partita difficile, abbiamo iniziato un po' male, dico io, anche per il campo. Meno male che siamo riusciti a fare il primo gol, però peccato poi dopo che abbiamo preso un gol sulla nostra disattenzione, come abbiamo fatto anche altre volte. Però meno male, dopo un secondo tempo siamo ripartiti forte e sono contento anche per il nuovo arrivato Murano, che è riuscito a fare il primo gol all'esordio. E poi sì, sono contento per la vittoria, sono contento che siamo riusciti a portare a casa i 3 punti e anche felice per il primo gol stagionale. Ecco, il tuo primo gol con la maglia dell'Avellino quest'anno, ovviamente. Sì, esatto. Hai una dedica? Cioè, il primo gol sì, lo dedico alla mia famiglia, a tutti quelli che mi stanno sempre vicino e ci credono in me. Ecco, vediamo un Mikoski diverso, molto più sicuro di sé dopo un inizio così così, l'ha detto anche mister Braglia. Ti sei ritrovato? Ti senti meglio anche dal punto di vista mentale? Sì, no, sto bene fisicamente, soprattutto anche mentale. Sono partito, cioè lo so anche che sono partito male, però non è una scusa che non ho fatto la preparazione. Purtroppo ho subito anche un brutto infortunio che mi ha tenuto 6 settimane fuori, però sono contento che sono riuscito a tornare di nuovo in forma. Ecco, nel finale ti abbiamo visto al fianco di Plescia praticamente, no? Come seconda punta, ti trovi a tuo agio anche in questo ruolo? Sì, mi trovo bene anche seconda punta, cioè mi trovo bene ovunque, diciamo. Sono contento perché dico di nuovo che sono riuscito a fare il primo gol stagionale. Mi trovo bene con tutti i 3 attaccanti. Ecco, 5ª vittoria di fila in trasferta, poi ti liberiamo. Vuol dire che l'Avellino va meglio in trasferta che in casa ultimamente? No, purtroppo sono stati degli episodi, cioè soprattutto in casa, che abbiamo subito 2-3 ripartenze dove abbiamo preso gol. Però ora ci aspetta una partita difficilissima giovedì contro la Juve Stabia e dobbiamo dare tutto di riuscire a portare di nuovo i 3 punti. Grazie e complimenti, Claudio Mikoski. Grazie mille, buona serata. Grazie.